con blog, i consigli degli esperti. Ritroviamo una graditissima ospite, il notaio Giuseppina Di Novella, che quest'oggi è con noi per parlare di un argomento di grande interesse. Parliamo infatti della possibilità di acquistare un immobile da parte di un soggetto minore. Allora, è possibile effettuare questo tipo di acquisto? Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Sì, certamente è possibile, ma con le dovute precisazioni. Il minore è un soggetto giuridicamente incapace, non avendo ancora raggiunto la maggiore età, e quindi non può agire se non tramite i suoi genitori, che sono riconosciuti come suoi rappresentanti legali, o in caso di conflitto di interessi deve essere rappresentato dal curatore speciale. È necessaria un'apposita autorizzazione ai fini dell'acquisto? Sì, è sempre necessaria un'autorizzazione, perché questo è un preciso meccanismo di tutela per il minore. Prima della legge Cartabia, quindi il decreto legislativo 149 del 2022, era previsto il ricorso all'autorità giudiziaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad hoc. Oggi invece, con questa riforma, è stata assegnata in via alternativa anche al notaio rogante, cioè al notaio che poi è incaricato alla stipula dell'atto, la possibilità di rilasciare l'autorizzazione. E a tal proposito, come è disciplinata questa nuova procedura di autorizzazione notarile? I genitori, esercenti la responsabilità genitoriale, presentano un'apposita istanza al notaio rogante, il quale istruisce una pratica che però è molto semplice: si può fare assistere da consulenti, può senza formalità chiedere informazioni ai parenti e agli affini del minore, e valuta l'interesse, sempre nell'interesse del minore, l'utilità o la necessità dell'atto. Nel caso di esito positivo, rilascia l'autorizzazione, che però deve essere sempre comunicata al tribunale di competenza e al pubblico ministero. Trascorsi 20 giorni da questa comunicazione, nel caso in cui non sia stato proposto reclamo, sarà possibile procedere alla stipula dell'atto. Notario, è possibile anche richiedere agevolazioni per l'acquisto prima casa a favore di un soggetto minore? Certamente, come per tutti quanti gli altri soggetti, anche il minore, se in possesso dei necessari requisiti, può accedere alle agevolazioni prima casa. Quindi deve risiedere insieme con la propria famiglia nel territorio del comune in cui acquisterà l'immobile, non deve essere già titolare di un altro immobile di cui ha richiesto le agevolazioni prima casa, e l'immobile stesso, quindi l'abitazione con le sue pertinenze, deve essere in una categoria per così dire agevolabile, quindi l'abitazione in una categoria da A2 ad A7, la pertinenza, quindi una cantina, un box, un garage, in una categoria che può essere un C2, un C6 o un C7. Entrando nel pratico, com'è possibile intestare un'abitazione ad un figlio minore? Allora, la legge disciplina varie opportunità, ovviamente qualsiasi atto a titolo oneroso o a titolo gratuito può essere utilizzato, quindi una compravendita, una permuta o anche addirittura una stipulazione a favore di terzo, in quanto il padre interviene nell'atto, paga il padre genitore, paga il prezzo, e l'intestazione avviene a favore direttamente del figlio. È anche possibile attraverso un atto a titolo gratuito, quindi una donazione, e quello che è interessante è anche la possibilità per il soggetto minore di accedere ad un credito finalizzato all'acquisto dell'immobile. Quindi è possibile anche per il minore rappresentato e autorizzato nelle forme di legge stipulare un mutuo e iscrivere ipoteca a favore della banca sul bene stesso. Ovviamente le rate di mutuo dovranno essere pagate dai genitori, sono a carico del genitore. Quali sono i vantaggi che sono stati apportati dalla riforma Cartabia? L'autorizzazione a tutela del minore, che può essere quindi, come detto, oggi rilasciata anche dal notaio che stipulerà l'atto, rappresenta uno degli aspetti innovativi e più rilevanti delle modifiche sulle norme della volontaria giurisdizione contenute appunto nella riforma Cartabia.
Un tale cambiamento è stato voluto dal legislatore soprattutto per alleggerire il carico dei tribunali da queste incombenze che non sono propriamente giudiziarie e snellire quindi tutta la procedura. Dovrebbe consentire d'ora in poi quindi una riduzione di tempi e di costi, in quanto tutta la pratica viene svolta presso un'unica figura professionale, appunto il notaio, che dovrà essere in grado di garantire quindi tempistiche molto più brevi e costi a tutto vantaggio e beneficio del cittadino. Allora, con questa domanda termina questo approfondimento così interessante relativo proprio alla possibilità da parte di un soggetto minore di acquistare insomma una abitazione. Noi ringraziamo il notaio Giuseppina Di Novella e naturalmente ci diamo appuntamento alla prossima puntata di blog. Grazie. Grazie a tutti.